Consigliere, come dopo un'amministrazione, un non sindaco iperattiva, pure vediamo che però, come si dice, è cambiato tutto per non cambiare nulla. Sì, insomma, da quello che ci è dato sapere e vedere, insomma, le cose vanno sempre molto a rilento e sono sempre molto confusionarie, insomma. Ma non c'erano tanti lavori già pronti per partire, tante gare espletate da parte della commissione straordinaria, diciamo. Sì, c'erano, come dire, le somme inserite in bilancio per diversi lavori e per svariate migliaia di euro. E alcune di queste addirittura con gare già espletate, eppure, come dire, non partono e stentano a partire. Iniziamo da mesi per Villa Falcone, per esempio, per portare un esempio, addirittura si dice dal mese di febbraio, circa 4 mesi, dove ci sono alberi potati che già sono rifioriti e che intanto invece la villa rimane chiusa al pubblico. Sì, questo per quanto riguarda Villa Falcone, come dire, è un esempio di confusione, ecco, amministrativa. Viene effettuata viene effettuato un affidamento diretto il 30 dicembre, quindi il giorno prima della scadenza ultima. Questi sono fondi 50.000 euro circa, fatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso una legge del 2019 che affida per diverse annualità fino al 2023, ogni anno affida delle somme in base alla dimensione demografica del comune per lavori, insomma, di manutenzione straordinaria. Il vincolo da parte dei comuni beneficiari è quello di iniziare i lavori al 31 dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda le somme del 2022, bisognava iniziare i lavori al 31 dicembre 2022. Il comune fa l'affidamento diretto il 30 dicembre 2022, tra l'altro attraverso una procedura che viene definita accordo quadro. Ora, da quello che ci è dato sapere, da quello che leggiamo anche dal codice degli appalti e da quelle che sono le direttive dell'ANAC, appare l'utilizzo di questa procedura alquanto impropria. Nella fattispecie, ecco, l'ANAC, per esempio, nel proprio aggiornamento del 12 settembre 2022 riguardante l'accordo quadro, evidenzia che l'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Quindi le procedure di affidamento sono quelle previste dal codice dei contratti in relazione alle soglie d'importo ed evidenzia anche che nonostante gli accordi quadro possano essere applicati a tutti i tipi di appalti, ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo l'amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi ad esso derivanti. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Quindi sembra che l'affidamento fatto attraverso, diciamo, l'utilizzo dell'accordo quadro appare, diciamo, Ma improprio. i lavori non sono iniziati, non. Ma i lavori sembra che non siano iniziati alla data del 31 dicembre 2022. Ma nemmeno ad oggi. Tra l'altro viene fatta a giugno, quindi 2023. il 10 giugno 2023 con determina 783 viene dichiarata efficace l'aggiudicazione, aggiudicazione che avveniva il 30 dicembre 2022, quindi a distanza di 6 mesi circa avviene l'aggiudicazione definitiva. Anche questo sembra in contrasto con quello che è la normativa, tra l'altro richiamata nelle determine stesse che fa il Comune. Le motivazioni sono per la verifica dei requisiti e le varie richieste da inoltrare alla prefettura per quanto riguarda la Scusa, certificazione antimafia, consigliere, eccetera. ma non è stata affidata a una ditta già
conosciuta dal comune, che lavora per il comune, che ha fatto dei lavori per il comune e che continua a farne? E anche questo sembra, sì, sembra strano perché La cioè ditta dire, Palazzolo. i 6 mesi di motivazione per l'aggiudicazione definitiva sembrano, come dire, aleatori o nascondere altro tipo di imprevisti che non saprei quali siano, perché come dire, l'operatore economico a cui viene affidato i lavori è lo stesso operatore che ha fatto già diverse forniture di beni e servizi al Ma comune. un lungo. Intanto come dire, è stato autorizzato un subappalto per la pubblica illuminazione di 149.922,50 oltre IVA. L'installazione degli abeti natalizi per 4.727,50, l'installazione di climatizzatori per 11.285, la messa in sicurezza di Via Colombo per 24.356. Quindi ci sono diversi lavori dove, tra l'altro, giusto per citarne una, nella determina 1666 del 3 dicembre 2022, in occasione dell'installazione per esempio dei 3 abeti natalizi, si dà atto nella determina che la verifica dei requisiti viene fatta d'ufficio proprio perché la ditta è già stata autorizzata a un subappalto. Quindi c'è parecchia confusione all'interno delle varie determine, come dire, sembra che si utilizzino criteri diversi per tipologie di lavoro uguali. Quindi, c'è una confusione amministrativa che, come dire, non è un fatto nuovo, ma che necessitava, come dire, di un coordinamento da parte della politica, da parte di chi ha, come dire, le deleghe, le responsabilità amministrative, da chi ha il compito, di vigilare, da chi ha il compito di indirizzare gli uffici, di coordinarli, di farli dialogare fra di loro. Insomma, c'è un'incapacità amministrativa che c'era prima e continua oggi, nonostante, come dire, in campagna elettorale si manifestavano grandi competenze e doti amministrative. Lei li chiama in una certa maniera, le confusioni io li chiamerei diversamente, ma questa è un'altra storia. E me la posso sollecitare perché ci sono tanti appalti che diciamo, la Commissione straordinaria ha lasciato. Tra questi per esempio c'è anche 125 mila euro del teatrino, del parchetto musicale, dove tra le altre cose abbiamo avuto modo di vedere che all'interno non conviene portarsi i bambini, perché ovviamente i soliti idioti hanno scritto delle frasi in quelle che sono le colonne del palchetto della musica che sono veramente obbrobriose. Sì, anche questo è proprio uno degli ultimi provvedimenti che fa la Commissione straordinaria con una variazione di bilancio fatta proprio, mi pare, nella prima decade di novembre 2022, dove assegna, credo che siano 150.000 per quanto riguarda il restauro del palchetto musicale, e circa, se non erro, 300.000 per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle strade. Anche questo, come dire, nell'uno o nell'altro sono partiti. Anche quello della manutenzione straordinaria delle strade viene fatto con affidamento di accordo quadro, ma quello ovviamente è come dire, ci sta, tu fai l'accordo quadro, l'accordo quadro, la normativa dice che è fatto o con più operatori economici o con un solo operatore economico, ma è fatto per come dire, un affidamento per diversi anni che vanno da 4 a 8, insomma c'è tutto un sistema per l'accordo quadro. Che nella manutenzione delle strade ci sta, tu fai l'accordo quadro, te lo ritrovi, come dire, per diversi anni, man mano hai le somme, vai affidando il lavoro all'operatore economico. Quello che riguarda la procedura di Villa Falcone o altre, insomma, tramite accordo quadro sembra alquanto anomalo, ma l'invito è quello di sbrigarsi, fare presto, prima che, come dire, l'ente erogatore del finanziamento si accorga delle anomalie, e anche lì potrebbe, come dire, incorrere in una revoca del finanziamento. La medesima cosa, come dire, pare di averla riscontrata
per quanto riguarda quel famoso finanziamento del parcheggio interscambio, per intenderci la Rotonda. rotatoria, la rotonda che dovrebbe essere effettuata all'altezza del mercato ortofrutticolo. Anche lì noi abbiamo, come dire, una gara espletata a maggio del 2022, un'aggiudicazione definitiva fatta ad agosto 2022 con l'operatore economico, eppure, come dire, anche lì sono passato quasi un anno e i lavori non partono. E anche lì, cioè, la domanda è perché, nonostante, come dire, le somme e il finanziamento, nonostante la gara effettuata, nonostante l'aggiudicazione definitiva, nonostante si dà atto che tutte le informative sono state richieste, le verifiche effettuate, che è tutto a posto, come mai, come dire, i lavori non partono? E anche lì ci chiediamo se a distanza di un anno, per esempio, le somme non sono più sufficienti o subentrano revisioni dei prezziari o la ditta comunica che, come dire, a distanza di un anno con quelle somme non è più nelle condizioni di eseguire lavori, che facciamo? Dico, non si riesce a capire per quale motivo vi è questa perdita di tempo nell'eseguire lavori e le cui somme, come dire, sono state stanziate anni fa e le cui, in alcuni casi, come quelli appena citati, quindi la Rotonda e Villa Falcone, i lavori non vengono affidati, eseguiti, eccetera. Tra l'altro su Villa Falcone, come dire, vorrei dire che c'è, sottolineare che è stata fatta un'ordinanza, la numero 10 del 7 febbraio 2023, dove si provvedeva, proprio per effettuare i lavori, la chiusura di Villa Falcone con decorrenza dall'8 febbraio e per un massimo di 15 giorni, quindi 8 febbraio 2023 per un massimo di 15 giorni. Ordinanza che poi non è stata, come dire, prorogata, quindi anche lì la chiusura di Villa Falcone è l'attuale chiusura di Villa Falcone, che si protrae da settimane e settimane. E anche lì bisognerebbe, come dire, regolarizzarla con gli adeguati provvedimenti. Chiudo io, consigliere, perché ce ne sarebbe ancora di tanta di carne al fuoco, come per esempio il Palazzetto Rosa, come i lavori del Cristiano Baido, I loculi come cimiteriali. ce ne sono ancora tanti che potrebbero partire e che invece sono fermi. Il problema è che il sindaco, invece diciamo, di occuparsi degli atti amministrativi e quindi far partire i lavori, va in giro a fare il capocantiere e quindi fa altro. Ma il sindaco sembra svolgere funzioni che non appartengono, diciamo, a quello che è il mandato elettorale ricevuto. Invece di, come dire, presidiare il comune, gli uffici, indirizzarli, coordinarli, mettere in essere tutta una serie di direttive affinché i controlli interni funzionino, indirizzare il segretario comunale, indirizzare gli uffici, coordinare, sembra che faccia altro, fa il capocantiere, gira, si occupa di edicole abusive, si occupa di cose che praticamente in questo momento, dove abbiamo una serie di fondi importanti, compresi quelli del PNRR e delle scadenze da rispettare, pare che tutto faccia fuorché quello che si dovrebbe fare. Insomma, questo ente, così come abbiamo sempre ripetuto in campagna elettorale, necessitava, come dire, di amministratori. Il sindaco invece sembra fare altro, e tra l'altro nemmeno possiamo dare responsabilità, come dire, agli assessori, perché gli assessori sono lì senza delega, quindi tutto deve svolgere lui, tutto passa dalle sue mani, ma sta di fatto che chi troppo vuole probabilmente nulla stringe. E a rimetterci sarà e potrebbe essere, e ci auguriamo di no, e quindi ci auguriamo di essere in torto e di sbagliare, di essere smentiti, e quello che potrebbe rimetterci è il comune. In chiusura è inutile fargli la domanda: per quanto riguarda il bilancio, a chi l'ha visto? Bilancio era stato addirittura promesso a marzo del 2023. Anche lì, per carità, sono stati prorogati i termini, ma prorogati i termini non significa che per forza si deve arrivare all'ultima data utile, anche perché, come dire, il bilancio all'interno di un ente pubblico è fondamentale per l'erogazione e la programmazione di quelli che sono i servizi da dare alla cittadinanza.
Grazie.